Gran maestro, mi dica il segreto dell'aceto balsamico. Sono i secoli di storia, la tradizione, la verità sta nel tempo, il tempo che lo fa fermentare, maturare, invecchiare. Un buon solaio, sito nella pianura modenese come qui a Spilamberto, tanto tempo, tanta pazienza e abnegazione. Pazienza che oggi spesso manca, ma sul balsamico è indispensabile. E l'alchimia qual è? Cioè, che cosa ci vuole esattamente? L'alchimia sta nella nostra operosità, nel fare i prelievi, i travasi nei vaselli, nelle esatto, batterie. Esatto, con tutti quegli alambicchi, no? Proprio un prelievo col vecchio Saz, a fiato, come si faceva una volta, per poter prelevare dal barile più piccolo il prodotto più prezioso. Senti, ma perché in soffitta? Cioè, non in cantina? Assolutamente no, perché in cantina ci sta il vino. E in qualche modo il vino contrasta col balsamico tradizionale perché non è un prodotto che deriva dall'acidificazione del vino, ma del mosto che prima di essere vino viene bollito, quindi dopo viene riposto nelle botti, fermenta, matura, invecchia, per cui deve essere distante dalla cantina e per questo è in soffitta. Sì, ma in soffitta c'è freddo, c'è caldo, c'è... È la sua meraviglia, perché il balsamico della tradizione vive di questo grande contrasto del clima padano. Un intenso freddo umido d'inverno, infatti la soffitta non è assolutamente coinventata, e un grande caldo altrettanto umido in estate. Con poche mezze stagioni di questi grandi contrasti vive il balsamico. Un clima schifoso ci dà un prodotto meraviglioso, cioè, una volta tanto. Esatto, se fossimo nei tropici niente, no, niente balsamico. Ma neanche in un bel clima montano. Bene, è per questo che viene qui. È una sorta di riscatto del clima padano che ci dà questo prodotto meraviglioso. Mosto cotto, quindi succo d'uva. Succo d'uva, Lambrusco, Trebbiano di Spagna delle nostre zone, sì? Spilamberto, Castelvetro, Castelnuovo. Qui. Esatto, spremitura, il giorno dopo, prima che fermenti, bollitura a fuoco lentissimo nel paiolo di rame. No, ci fermiamo prima della sabba. Prima della sabba. Prima della sabba. E quindi abbiamo questa concentrazione del mosto che inizia la sua fermentazione nelle botti madri più grandi, sì? E poi viene travasata anno dopo anno nei barili. Noi dal barile più piccolo togliamo il prodotto più prezioso, che in capo a qualche decennio è diventato balsamico extravecchio. Dal barile successivo poniamo il prodotto nel barile più piccolo e via via fino ad arrivare al barile più grande. Il barile più grande viene rincalzato col mosto cotto che è stato messo nella botte madre, dove inizia un processo di fermentazione. Ma senti, scusami, ma l'origine di questa elaboratissima strategia per avere un prodotto strano, ma di chi è? È un segreto ed è difficile da svelare. Noi sappiamo che fin dall'antichità, già nelle Georgiche di Virgilio a Picio il cuoco di Nerone, parlavano dell'utilizzo di questo prodotto. Sappiamo che i mosti concentrati servivano come dolcificanti assieme al miele ed erano prodotti veramente prelibati. Ah, quindi nasce così anticamente addirittura per dolcificare in qualche modo? In una prima fase. Probabilmente da una sorta di errore è nato il primo processo di fermentazione e da lì si è capito che si poteva ottenere un prodotto straordinario. Come l'evoluzione dell'uomo. Un errore intelligente che ci ha dato l'aceto balsamico. È un prodotto che ha un mercato ristrettissimo, proprio perché da un quintale di uva noi riusciamo ad ottenere dopo 2 anni forse 2 litri di balsamico tradizionale. E quindi risulta proprio un'assoluta rarità, il prodotto più prezioso. È ovvio che il cliente, il consumatore, deve avvicinarsi a questo prodotto, come tutti i prodotti importanti, cercandolo direttamente alla fonte e crescendo assieme al prodotto, scoprendone le differenze rispetto a prodotti che cercano di scimmiottarlo, di imitarlo in modo però assolutamente inadeguato. Insomma, è una questione di palato. Assolutamente sì. Io ce l'avrò la raffinatezza del palato da riuscire a distinguere un aceto balsamico di 25 anni da uno di qualche anno? A Spilamberto, nella casa del balsamico, facciamo oltre 4.000 assaggi con i visitatori del museo. E devo dire che praticamente tutti, quando assaggiano il balsamico tradizionale vero, scoprono la differenza e la ricordano. E a quel punto si torna a Spilamberto per trovare il vero balsamico. Bene, allora io sono pronta. Wow. Ma cosa state facendo? Io ho un balsamico extravecchio di 25 anni. E io ho un balsamico di 12 anni. Qui possiamo vedere la differenza di densità, di colori, quella di sapori e profumi, avremo modo di gustarla dopo.
Sembra il sangue di San Gennaro. Arrivare un balsamico extravecchio è una sorta di miracolo. Quindi c'è il miracolo, c'è. Laico, ma una sorta di... Allora, me lo fate assaggiare o no questa aceto? È meglio, prego, Franco. Un aceto che ha come minimo 25 anni. Mamma mia. Guarda, mi trema, guarda, il cucchiaino. Guarda che densità. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Di un po', una cosa del genere i giapponesi se la sognano. Io sono convinto che il consumatore, il gourmet, l'appassionato, il buon gustaio debba venire qui. Non è il prodotto che deve viaggiare, l'uomo o la donna che devono viaggiare verso il prodotto. Quando si tratta di queste realtà. Che filosofia! Oh, che buono! Buono! Ha doti digestive, afrodisiache e anti-invecchiamento. Matilde di Canossa probabilmente lo omaggiava al Papa e all'Imperatore. Ecco perché li mise assieme a Canossa e almeno lei, col balsamico tradizionale di Spilamberto, gli fece fare pace.